Posso essere in questo momento capace di presentare la potenza di un romanzo del genere? A me, sinceramente, viene difficile. Perché dico questo? Perché è un romanzo di una forza incredibile, ricco di un'emozione fortissima che io stessa ho percepito, perché chiaramente l'ho letto ed è stato un dono eh, quello di Gianettore di regalarmelo ad una sua prima presentazione a Roma. L'ho letto velocemente, ma mi piace pensare di non averlo letto ancora tutto. Perché questo? Perché mh, quando, si, quando si presenta un'opera del genere, si ha una grande difficoltà che deve essere comunque, ehm, che devo necessariamente condividerla perché altrimenti non, non si capisce la portata di questo scritto. Io credo che eh, Gianettore in questo libro sia stato veramente un abilissimo sarto perché ha costruito in queste, nelle righe di questo romanzo ehm, una grandissima emozione che non parla di guerra, non parla di conflitto, ma parla di amore. Io vi ringrazio, sono veramente onorato e fiero di, di partecipare nel cuore dello Stato italiano. Siamo qui al, al Senato, siamo nella parte più significativa del Paese, quindi eh, mi mancava eh, francamente un onore di questo tipo e ringrazio ovviamente Antonella Sotira, Illipace, tutti quanti voi eh, per avermi ospitato e per aver letto il libro, perché spesso si va. A, a delle presentazioni in cui ti presentano il libro ma il libro non l'hanno letto e invece questa cosa mi, mi, mi riempie di orgoglio perché vuol dire che avete trovato il tempo per leggere una testimonianza io non sono uno scrittore io sono un avvocato e saggista sono un tecnico eh, scrivo manuali codici riviste pubblicazioni è il mio lavoro io lavoro in tribunale eh, scrivere per me è un atto liberatorio eh, siccome mi occupo della materia più drammatica che esiste che è il diritto di famiglia, delle relazioni familiari anche in sede penale io certe volte mi rendo conto che non è che chiudo, chiudendo la porta dello studio finisco di lavorare io il problema me lo porto a casa me lo porto di notte me lo porto il sabato, la domenica alla vigilia di un grande processo quando devo difendere qualcuno o accusare qualcuno eh, è un lavoro totalizzante che non ti dà respiro 18 ore al giorno sono la media di un avvocato che ci crede. Noi non lavoriamo 6 ore, ma abbiamo un cartellino da timbrare. I più grandi avvocati romani o milanesi hanno le luci dei loro studi accese alle 2 del mattino. È un lavoro disperato quello dell'avvocato, è il lavoro di chi rappresenta i diritti della gente. E quindi ho voluto scrivere tanti saggi. E poi questa volta ho cercato di sfidare me stesso. Scrivere un romanzo per me è stato come scalare il Monte Bianco con l'infradito ai piedi. E ci ho messo tanti anni. E tra l'altro, io non scrivo al computer. Io scrivo carta e penna. Ho un callo qui, il callo dello scrittore. Scrivo sui fogli protocollo uso notarile. Poi consegno i fogli alle mie segretarie la mattina, poverette, devono decifrare dei geroglifici. Ed esce un libro. Scrivo. Eh, ma all'epoca non c'era il computer, io proprio cioè, ho, ho 12 computer, ma dopo 15 minuti davanti alla allo schermo, io comincio a lacrimare, non mi concentro più. Io ho bisogno di scrivere sui tovaglioli di un ristorante. Io scrivo sui treni perché siccome vivo sul treno, praticamente io vivo a Milano e vivo a Roma, più o meno quasi allo stesso, con lo stesso tempo di queste due città, scrivo sui treni. Non perdo tempo. Voi dite, ma come fa un avvocato con due studi legali che gestisce una delle più grandi e potenti associazioni forensi italiane, trovare il tempo per scrivere. Cioè, questo che fa? È un drogato? che okay? No, io scrivo di notte, scrivo di giorno, scrivo sui treni. Noi abbiamo molto più tempo di quanto possiamo immaginare. Molte volte lo sprechiamo. Allora ho scritto questo libro, ci ho messo tempo e con la guerra non c'entra niente. Questo è un libro che si colloca in 60 anni di solitudine, un po' come il titolo di un grande libro. Dove il, il protagonista principale è un ebreo, Dimitri Vosniak di origini polacche, che si prenderà cura, cura di cinque bambini che poi diventeranno uomini e donne. In un contesto. Eh, tremendo, post-sovietico, vicino a Chernobyl, in una città immaginaria eh, che è Pozen. Tra l'altro ho cercato di... appunto c'era il nome della città, poi ho voluto camuffarla perché ci sono delle denunce, dei fatti molto gravi e quindi ho cercato di evitare che si potesse in qualche modo riconoscere qualcuno. Ma io non, non è un libro per ragazzi, questo non è un libro per ragazzi, questo è un libro per adulti. Ed è un libro di fatti, ma è anche un libro di denunce e di idee. In ogni pagina c'è una denuncia, in ogni pagina c'è un richiamo, in ogni pagina c'è la sottolineatura di una inadeguatezza del mondo degli adulti, di come trattiamo i ragazzi, di come trattiamo il disagio, di come trattiamo la solitudine. Di come molte volte non riusciamo a pensare che, a capire che la genitorialità non è un fatto biologico, è un fatto morale, è un fatto umano, è un fatto di cuore. Eh, questo è un libro di donne, di mamme di cuore, non di pancia, è eh, fatto di nonni di cuore, nonni adottivi, che sono la colonna portante della nostra società. Sottolineo la terza età: i capelli bianchi, la donna, il bambino. E quindi ho cercato di raccontare l'ansia del riscatto di questi cinque ragazzi. Svetlana innanzitutto, ma Iuri che, che è stato abbandonato alla mamma alla nascita. Questo amore filiale, questa disperazione di non avere più una madre, non è mai avuta, di essere stato un figlio reietto, che costingerà Iuri a un certo punto a scappare dall'istituto, a cercare la mamma nei, nei sogni, nel descrivere tutte le mattine nei disegni, lui perdona la mamma, lui non è un giudice della mamma, per, per lui, quella donna che l'ha abbandonato, resta la mamma. Quindi un amore oltre i confini, oltre la morale, oltre il giudizio, ed è quello che ho voluto abbandonare, perché se mi fossi fatto contaminare dal mio essere avvocato la mia toga, non ce l'avrei fatta. Ho dovuto, come giustamente dice il dottore magistrato, ho dovuto mettere da parte la mia toga, il mio giudizio, il mio pregiudizio, la norma, la legge, ho dovuto parlare la, allontanandomi mille miglia da, da, dalla Cassazione. cominciare a dire, io come uomo ho, ho vissuto questi luoghi, ho vissuto gli internet, li ho conosciuti. Conosco i ragazzi che avevano il numero sulla spallina, non avevano un nome, un cognome, un numero. Conosco ragazzi comprati dagli occidentali. Sappiamo benissimo qual è stato il mercimonio dei bambini comprati, scelti da, come da catalogo, come se fossero stati dei divani. Conosco la tragedia di una stagione che è quella di Chernobyl, in cui noi abbiamo avuto la fortuna, noi italiani, di ospitare 30.000 bambini ogni anno per salvarli, perché grazie al cibo italiano, al sole, al clima... Tutti i medici mondiali ritenevano che Italia e Spagna potessero essere la salvezza di questi bambini e lo abbiamo fatto, ho conosciuto questi bambini, addirittura ho portato, ho condotto questi bambini dall'affidamento temporaneo all'adozione internazionale. Quindi ho toccato con mano l'amore di queste famiglie che non conoscevano questi bambini e li amavano ancora prima di conoscerli. Era l'attesa, era una sorta di attesa, di, di gestazione. Morale di queste coppie che aspettavano questi bambini che arrivavano con i loro Tupolev da Kiev, da Minsk o da Mosca quando ancora non c'era questa guerra e già amavano bambini che non avevano mai visto. E voi vedevate all'aeroporto di Fiumicino tante famiglie provenienti da tutto lo stivale con tutti i loro dialetti diversi da Bolzano a Trapani che eh, abbracciavano questi bambini che arrivavano appunto dai paesi dell'est. E li amavano all'istante. Ma adesso è quello che penso che faremo tutti noi. Io se avessi un bambino con me, abbandonato, e me lo dovessero affidare, dopo un'ora è mio figlio. Dopo un'ora è mio figlio. Perché c'è un istinto troppo grande in noi esseri umani, che è quello di tutelare qualsiasi persona debole, soprattutto un bambino. Ed ecco perché i genitori adottivi che io conosco, perché io frequento le coppie eh, dei genitori adottivi, adorano i figli quanto e più dei, dei genitori biologici. L'amore non è un pezzo di carta, non è un fatto anagrafico. E io lo dimostro perché Dimitri ha un figlio, lo ritroverà dopo tanti anni, ma si dedica ai figli degli altri, ai figli che non hanno nessuno. È un uomo di giustizia, un uomo che ha vissuto la solitudine. Eh, il tormento di, di aver perso un padre in un incidente di lavoro, cioè, tu, in tutta questa storia c'è anche l'esaltazione un po' anche del rapporto tra genitori e figli e anche della capacità dei figli di sopravvivere alla morte dei genitori perché questo è il messaggio: sopravvivere alla morte dei genitori. Come c'è, e eh, eh, come lo fa Svetlana quando perde la, la madre quarantenne di leucemia far capire che la morte non ha, ha un'età, può capitare a tutti, come la morte eh, di, 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 eh, di tanti bambini eh, di Chernobyl, quando insomma, a un certo momento noi abbiamo eh, bambini che dall'87 al 97 sono morti di leoscemia fulminante, quando a Chernobyl non c'erano i farmaci, non c'era neanche eh, il cloroformio, non c'era nulla. Quindi questo ho voluto dire, di ragazzi che poi verranno adottati, conosceranno il mondo occidentale e racconto poi che cosa sarà per Svetlana venire a Roma ed essere adottata da una coppia che inizialmente era in crisi, ma lei riesce a essere il collante di una coppia che stava per finire il proprio percorso matrimoniale. E diventa lei l'insegnante con la sua pedagogia. E spiega a, a due coniugi disperati, ricchissimi, annoiati, dei salotti pareolini, che cos'è la vita, quali sono i valori, qual è la priorità. Se la grande villa al mare, una casa di 400 metri quadrati, un attico superattico di 10 milioni di euro, o a volte anche le cose semplici. E questa ragazza che diventa la maestra, l'insegnante di due ricchissimi coniugi romani perché parliamoci caro, le adozioni ancora oggi è roba per ricchi, perché per adottare un bambino attraverso gli enti autorizzati e con le leggi internazionali ci vogliono 20-30 mila euro, perché tanto costano le adozioni. No, noi abbiamo creato il gratuito patrocinio per i camorristi e per i mafiosi, ma non abbiamo mai dato un soldo alle coppie che, danno, che fanno un gesto d'amore e un gesto di coraggio come le adozioni. E siamo qui in Senato e sono ben felice che Cosimo è ancora in sala, perché dovremmo ragionare anche sul fatto che chi vuole adottare non deve avere per forza un 740, un modello unico da, da, da nababbo, l'adozione dovrebbe essere un qualcosa da garantire a tutte le coppie che, vengono, che risultano idonee dopo tutti gli accertamenti che vengono fatti nelle sedi competenti, ossia dai giudici minorili e dai servizi sociali, e non soltanto, voi vedete i ragazzi adottivi stanno soltanto in certi quartieri a Roma, eh, non è possibile che io debba spendere 20 o 30 euro, perché queste sono le cifre che voi potete verificare sul uh, sito della Commissione Adozioni Internazionali, ci sono 78 enti autorizzati che sono sicuramente una grande risorsa, ma i costi sono quelli. E io vi dico questo, le adozioni devono essere gratis. Noi dobbiamo tirare fuori dall'internet milioni di bambini. Invece di ricorrere sempre alla all'applicazione medicalmente assistita, cerchiamo di adottare i bambini, perché Prima eravamo i primi in classifica per le adozioni internazionali, adesso con la provocazione medicamente assistita ci siamo dimenticati di loro. Per carità, ogni forma di eh, genitorialità, ogni possibilità di avere un figlio va bene, ma l'adozione deve restare il primo obiettivo di un paese civile. Poi, eh, poi magari mi taccio, l'ultima considerazione, l'ultimo abbraccio, cioè, questo è un libro di abbracci, dal primo all'ultimo, anche quello più drammatico. E ho fatto, io, io ho testimoni in sala, eh, la mia donna e, e mia figlia, che è l'altra donna, che mi hanno visto scrivere in maniera disperata, soprattutto nell'ultima estate, quando praticamente noi siamo andati in vacanza, io stavo chiuso in albergo. E infatti lo, 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 lo faccio cioè, questo a, a questo, e mia figlia a un certo punto a mezzanotte credo che andasse, fosse andata a bere e ho ha detto: papà, che volontà che hai! <ride> la forza, non, disse, tu hai la forza di volontà. E io ho sempre pensato a mia figlia, che è qui, che è la luce dei miei occhi, che l'unica cosa che un padre deve fare con i figli è dare l'esempio. Se tu vuoi ottenere una cosa, te la devi andare a prendere. La fortuna non esiste, il destino il, siamo noi. Perché tu la fortuna la puoi avere soltanto quando vinci il Super Narotto. Ma se per 30, 40, 50, 60 anni hai dato tutto te stesso per arrivare a un risultato, qua la fortuna non esiste. Ci sei tu e basta. Grazie. Sì. Un Saluto e un ringraziamento particolare alla senatrice Daniela Sbrollini. Grazie alla quale eh, ci ritroviamo in questa prestigiosa sala. E non è la prima volta che la senatrice, insieme a tanti altri politici che eh, fanno parte della commissione cultura, del, eh, ci hanno eh, donato questa possibilità e quindi aggiungono prestigio a questo premio che ha come eh, valore sociogiuridico questa mission della, della legalità di diffondere attraverso opere narrative di giuristi e non solo di giuristi una cultura della legalità il premio Usarte Libri il ponte della legalità vedete qui la scultura quella che andrà al vincitore come miglior romanzo, è una scultura infatti che è, è, sintetizza proprio l'idea di questo ponte ideale di libri fra terre e uomini di valore, fra terre perché il patrocinio principale di questo premio è dato da due comuni, un comune in Calabria e il Comune di Roccella Ionica, che è il mio paese di appartenenza, ed il comune di Pontremoli, che è la nota eh, città del libro, nota per il premio Bancarella e dove siete tutti ufficialmente invitati eh, nella seconda settimana di luglio e a Pontremoli che verrà proclamato il vincitore dell'edizione 2024 eh, come miglior romanzo. Mentre il miglior saggio, perché eh, il concorso prevede la sezione sia miglior saggio sia miglior romanzo verrà proclamato in Calabria, Roccella Ionica, nell'ultima nell settimana di giugno a cavallo del, del 29 giugno. Il romanzo di Gassani come si situa in questo discorso che stiamo, che stiamo facendo? L'avvocato Gassani è ammirevole perché di solito ci si aspetta da un operatore forense che accostandosi al mondo della letteratura pesca nel suo vivere quotidiano e quindi nei processi. No, l'avvocato Gassani non ha pescato e non ha raccontato un processo, è stato già addombrato poco fa. Ha pescato in quel background che è l'antefatto del processo. È quello che dà luogo al processo. La materia che ha trattato Gassani, se ci pensate bene, richiama tanti istituti del nostro diritto. Non solo istituti di diritto penale, l'abbandono di minore e così via, la corruzione, c'è cioè la, la prima direttrice, quella cattiva del internet. No? Che, 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 che giostra con la, la sistemazione dei minori per intascare delle bustarelle, non giostra con questi istituti di, di diritto penale e neanche con quelli di diritto civile: l'adozione, l'affidamento. Sono tanti gli istituti e le categorie giuridiche a cui fa riferimento Gassani, ma senza darci dettagli tecnici che sarebbero noiosi e poco letterari. I due fratelli non hanno colpe se sono soli al mondo. Esordì Natalia facendosi coraggio. Signora Volkova, io ho il dovere di applicare i protocolli, per favore non mi chieda di cambiarli. Sono la responsabile di tutto ciò che accade qui dentro. La sua presenza rallenterebbe l'ambientamento di due fratelli in questa comunità. In che senso? Chiese Natalia, rivolgendo lo sguardo a Ivanov per invitarlo ad intervenire. Gli orfani devono concentrarsi sulla loro condizione. E la nostalgia della loro vita precedente, la loro nemica. I fratelli Wozniak stanno vivendo un dramma indicibile, hanno bisogno di mantenere contatti con la loro nonna adottiva. Ivanov, qui, vigono regole precise. E le regole sono fatte per essere cambiate. Lo capisce? Perché? Perché in questa comunità non c'è nulla di più pericoloso dei ricordi. Tra gli orfani c'è cioè chi è malato di mente, chi ci mette le mani addosso, chi tenta di scappare, tutti danno fastidio, tutti hanno problemi. Solo i rassegnati diventano gestibili. Io qui non ho da commentare se non rimarcare il, quel, il pericolo dei ricordi che possono altresì essere un grande valore e parte preponderante della nostra identità. E un altro tratto. Alina, la mamma di Svetlana, ha una leucemia fulminante. Se non parliamo di fatti in questo caso, l'unica speranza per salvarla è donarle il nostro sangue. È urgente. E tutti si alzarono dai tavoli per infilarsi giacconi e cappelli, poi in silenzio uscirono dal locale formando una lunga fila di energumeni. Dopo cinque minuti arrivarono al centro trasfusionale per donare il loro sangue. Eh, mi emoziona questo pezzo. I medici del reparto restarono a bocca aperta, non avevano mai visto tanti donatori tutti insieme. Dimitri fu il primo a farsi mettere l'ago in vena, poi tutti gli altri. In due ore furono raccolte 29 sacche di sangue. Anche i più loschi personaggi che lui aveva evitato per anni non si erano tirati indietro. Che il nostro sangue possa salvare quella donna. Quando una donna muore, muore tutto il mondo. L'ha detto l'autore. Ho ascoltato con interesse sia l'avvocato Pace che il presidente Apice, che hanno insomma, fatto capire molto del libro. E, e volevo riprendere una frase proprio del presidente Apice che. Dice il romanzo sociologico parte da dei fatti, no? e, è significativa e mi dà lo spunto per intanto ringraziare eh, l'avvocato, l'amico, il presidente Gianettore Gassani per eh, questo libro perché per chi lo conosce come professionista, come avvocato, come esperto della materia, il suo impegno anche associativo e eh, il suo equilibrio, perché poi su questa materia ci vuole molto equilibrio e ero curioso di capire, eh, leggendo il libro, eh, gli spunti e come poteva mh, poi trasferire la sua esperienza sul campo di tanti anni di professione nel, in un romanzo, in un romanzo che poi è un romanzo eh, anche d'amore, un romanzo dove si parla delle criticità. Che ci sono nel mondo appunto del diritto della famiglia, ma anche quanta umanità, quanto amore, anche chi sulla carta, eh, nella vita, purtroppo ha perso tutto quando sei spesato. Non hai stelle polari perché hai perso tutti gli affetti, e invece ti dà speranza di come questi vuoti d'amore che la vita purtroppo eh, molte volte eh, ti porta ad avere possono essere colmati in un, in un romanzo che parte ambientato in Ucraina e che anche l'attualità di quello che avviene no, nel mondo che viviamo della guerra, delle, il tema dei minori, il tema dei minori uccisi ma anche abbandonati, il tema sul sottofondo c'è chi ha frequentato e frequenta le aule di giustizia, il tema anche tutto quello che riguarda le adozioni, il tema delle case famiglia. Il tema della, anche di, di come si svolga la vita nella quotidianità, no? il tema dell'adottabilità, sono temi che non sono proprio al centro, però nel momento in cui parli di un orfanotrofio, di, di, di cinque eh, ragazzi che comunque hanno bisogno di punti di riferimento, ti poni degli interrogativi. E poi la figura del nonno, anche dal punto di vista legislativo, anche quando la mia esperienza sia di sottosegretario che di parlamentare la figura del nonno che nella giurisprudenza ha faticato, no? che però è una presenza importante, te la riempi d'amore e che l'amore prevale sul diritto.